Ciao a tutti da Sardostinato. Spero di fare un video che sia utile per tutte le persone che utilizzano Photoshop per lavoro come lo uso io. Non parlerò delle ultime novità che ho già fatto anche con un video precedente, che sono delle novità incredibili, veramente rivoluzionarie, ma bensì di un processo lavorativo che può salvare la vita al fotografo, e cioè quello di inserire su tantissime fotografie un logo o un marchio. Vi sarà capitato di dover mettere anche il vostro nome o il marchio di una società, di un'azienda, e non sapete come fare a metterle tutte in una volta. Avete 20-30 fotografie e vi dovete salvarle uno a uno. È un lavoraccio, dura tantissimo. Allora, io sono andato in giro a guardare un pochettino quelle che possono essere le varie funzioni, le varie strategie. Ne ho trovate qualcuna anche molto interessante, ma mai come quella che vi andrò a illustrare e che onestamente non ho trovato in giro. O perlomeno a me, sinceramente, non, io ho cercato, ma non l'ho trovato. Bene. Ora vediamo direttamente in Photoshop qual è il lavoro che andremo a fare. Ora, questo è Photoshop, lo apriamo, andiamo in Adobe Bridge, oppure semplicemente, se non avete Bridge, usate anche altri strumenti come può essere la semplice gestione delle cartelle comuni. Potete semplicemente prendere la fotografia e trascinarla in Photoshop. Una cosa importante è che le fotografie che voi a cui dovete mettere il logo devono essere tutte inserite all'interno di una cartella. Non possono essere delle fotografie sparse una a destra, una a sinistra. No, devono essere tutte raggruppate in un unico punto specifico. Ok, ora abbiamo aperto la fotografia. Per iniziare, prima di tutto, dobbiamo fare una cosa. Andiamo ora su Azioni, lo potete trovare qui in alto a destra. Ok, e la primissima cosa che noi dobbiamo fare è creare un'azione, registrare quello che noi andremo a fare, e lui lo memorizzerà. Bene, per prima cosa è importante qui che andiamo a premere questa icona di una cartella dove c'è scritto Crea nuovo set. Noi lo premiamo e ci mettiamo logo mio. Ok, e gli diamo ok. Subito dopo, sempre qui, andiamo a crea nuova azione. Gli andiamo a mettere un nome, può essere logo Andrea, o anche semplicemente Andrea, non ha nessuna importanza, e premiamo su Registra. Ora qui potete vedere che è uscita fuori una spunta rossa, indica che Photoshop sta registrando tutte le nostre azioni. Bene, possiamo anche diminuire questa finestra, e la cosa che dobbiamo fare ora è File, Inserisci Incorporato. Andiamo a cercare la nostra immagine. In questo caso io andrò sui vari loghi, ne cerco una, ecco, scelgo questo qui che io ho realizzato per me. Inserisci. Una volta che l'abbiamo inserito, possiamo anche tranquillamente ingrandire la fotografia, la possiamo mettere al centro della foto, e è in trasparenza, ma poiché sta coprendo buona parte della foto, possiamo diminuire l'opacità in modo tale che si possa intravedere parte del letto. Ok, la mettiamo qui al centro dell'immagine. Ci sta bene. E ok, facciamo livello, unisci livello, quindi lo rendiamo unico. A questo punto il lavoro è fatto. Finiamolo. Premiamo il pulsante smetti di riprodurre o di registrare, e qui è finito. Possiamo tranquillamente chiudere la nostra immagine, e a questo punto avviene la parte più importante di tutte. Andiamo su File, Script,
elaboratore immagini. Ci premiamo sopra e ti uscirà questa schermata che è divisa in 1, 2, 3, 4 parti. La prima parte scegliamo la cartella dove sono inserite le nostre fotografie, quindi andiamo a cercare dove andiamo a metterle. Questo, ecco qua, questa è la cartella che io ho già scelto. All'interno di questa cartella ci sono delle varie fotografie. E il primo ok. Nella secondo punto dice selezionate la posizione in cui salvare le immagini elaborate. Dove volete che queste immagini elaborate siano inserite? In questo caso io gli dico mettimelo nella stessa identica cartella e dico seleziona cartella. Cosa succede in realtà? Che non va a sovrascrivere l'immagine con il logo su quelle già esistenti, ma in realtà creerà una sottocartella. All'interno di questa sottocartella, solitamente se non gli diamo un nome, si chiamerà JPEG, per esempio, troveremo proprio le nostre immagini. Al punto 3 lo lasciamo quindi che salva le immagini in JPEG. Al punto 4 invece è molto importante perché gli dobbiamo dire quali sono. Qual è l'azione da fare? Perciò noi andiamo, eccolo qui, a scegliere qui il logo mio, l'azione registrata. Qui sotto in copyright possiamo, se vogliamo, mettere, aggiungere dei metadati, delle informazioni aggiuntive per quanto riguarda le mie foto. Ora non devo fare che premere su esegui. Bene, ha terminato di fare il lavoro, vediamo se l'ha realizzato veramente. In questo caso io entro in Adobe Bridge. Vado a cercare la mia cartella, è questa. Vedete che c'è qui una cartella che si chiama JPEG. Entriamo dentro. Eccola qua. Tutte le fotografie hanno il logo. Tutte. Posso anche renderla più grande, posso renderla più trasparente, posso fare tantissime cose, ma questo processo di lavoro veramente velocizza tutto il flusso di lavoro e perché in meno di un minuto, veramente non è uno scherzo. Questo è un video molto più lungo perché devo spiegare tutto il procedimento, ma questo semplice processo che sono riuscito a trovare semplifica tantissimo tutto quello che voi dovete fare. In un minuto io ho risolto tutto. Se non c'è questa funzione, io mi troverei a dover fare un lavoro enorme, aprire tutte le fotografie, prendere l'immagine, inserirla esattamente nello stesso punto. Invece, così facendo, lui ha registrato già tutto quello che mi interessava e lo ha inserito in automatico. Il resto posso dedicarlo ad altro. Bene, io spero veramente che sia stato utile. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like. E commentate, ditemi che cosa ne pensate o se conoscete delle altre soluzioni che siano più efficienti anche di questo qui. Grazie di tutto e buona giornata.